4 minuti. Ma anche te. Tutti i miei amici. Grazie mio amico per essere venuto. Un saluto a Alberto Pesserini, direttamente. Allora, prodotti agricoli, agricoltura di solito per la massa, per noi tutti, si fa riferimento sempre quando si va a fare la spesa, no? Quanti secchi, cose da dire, zucchine e quant'altro. Si deve e si sente parlare di agricoltura solo in quel momento, perché vai a pagare la cassa. È chiaro che il potere d'acquisto è ai minimi storici, è chiaro che c'è un'inflazione forte ed è chiaro che quindi poi con gli accordi che hanno fatto 25.000 punti vendita, no, per contenere chi paga il produttore. È sempre il produttore che paga, è l'anello debole della catena. Già la grande distribuzione ha uno strapotere. E quindi anche in questa occasione il governo ha fatto il plan industriale. Partiamo anche da una concorrenza sleale che nasce dal nostro territorio, perché si tende a vendere sempre o cercare di vendere a pochi soldi, pur di vendere, e quindi si va a creare una condizione di costi di produzione che dovrebbe certificarli, così come una richiesta che faccio, ma è da tanti anni, in regione Veneto si sta discutendo finalmente di questo, come quella di un catasto costico. Se non sappiamo quanta produzione facciamo, è difficile capire se poi importiamo e c'è una concorrenza ai costi di produzione di altri paesi. Detto tutto questo, che sono quello che noi stiamo vivendo e le nostre difficoltà, mi preme di fare una richiesta che è al governo. E la richiesta è legata alla cosiddetta legge Madia, la 175 del 2016, che riguarda le partecipazioni pubbliche delle società, come la società di gestione del mercato continuo, in cui sono iniziato. Perché dico questo? Perché sono anni ormai che viene prorogata, all'anno, nel 2023 non c'è nessuna proroga. E il Comune di Chioggia c'è una discussione in atto, perché poi il Presidente del Consiglio viene a meno, convocherà il Consiglio più o meno a dicembre sulla ricognizione delle partecipanti. E in questo anno c'è uno studio che potrebbe essere anche il caso che proprio in quel Consiglio Comunale si decida di chiudere la società che oggi è automercato, che sta gestendo da 13 anni, che sta portando avanti le azioni, però può capitare. Quindi abbiamo 3 mesi scarsi. L'ultima proroga di 3 anni è stata fatta con la legge di bilancio del 2018. Ecco, in quell'occasione si è prorogato il gioco. Io ho automercato ai bilanci ordine, attivi. C'è il valore di 1 milione che non raggiungere mai, e quindi e questa è la richiesta onorevole che faccio, è quella di cercare di fare un emendamento, non lo so, l'iter alle Camere, nelle varie commissioni, di arrivare a togliere 1 milione di valore, perché ormai qua a Chioggia, vediamo la camicia che c'è stata, cioè tutte le partecipate che erano garzoni sono state eliminate. Noi facciamo un bilancio di 300.000 euro in economia, però abbiamo dato vita, lo sanno tutti quanti i consiglieri comunali, gli assessori, quindi questa è la mia. Grazie Giuseppe.